di Assa Lombarda. Noi vogliamo assolutamente rimanere in Italia, però vogliamo che oltre alla fiducia che noi diamo all'Italia, anche l'Italia abbia fiducia in noi e dia spazio ai giovani talenti. Troppo spesso ci sono burocrazie e orpelli che ci incentivano ad andare all'estero a fare impresa, quando invece il nostro paese non manca nulla per poter avere successo e muoverci dall'Italia verso i mercati internazionali. Attrattività, fiducia e libertà, questi concetti guida scelti dagli under 40 di Assa Lombarda per spiegare i loro progetti futuri di crescita e innovazione, uniti nella convinzione che l'Italia non va abbandonata, ma anzi bisogna restare, non solo per dare il buon esempio ai futuri imprenditori, ma anche perché se la fuga di talenti continua, il paese non avrà futuro. Ho incentrato l'intervento su tre parole chiave che sono appunto attrattività, che è un'attrattività naturale dell'Italia, il nostro è il paese più bello del mondo ed è sicuramente molto attrattivo per la vita sia privata che lavorativa, fiducia che noi giovani abbiamo nel paese, che chiediamo al paese di avere nei giovani dando appunto credito e possibilità di sviluppare le nostre idee, e libertà, la libertà che hanno avuto nel boom economico negli anni 50 e 60 gli imprenditori della generazione prima della nostra di sviluppare le proprie idee. La scelta di andare all'estero è spesso dettata dai numerosi vincoli imposti dal sistema italiano, che non permette di cogliere le opportunità che invece si riescono a sfruttare oltre confine. Una scelta però non obbligata, si può trovare un'alternativa come quella di restare e specializzarsi. Io ho 30 anni, una società di seconda generazione, è stata fondata da mio padre e da altri due soci fondatori 30 anni fa, ed è una società che produce e commercializza in tutto il mondo materiali compositi. Restare in Italia o andare all'estero? È una domanda che immagino vi siate posti anche voi, se avete deciso di restare e perché, qual è stata la scelta? È stata una scelta, diciamo, strategica molto importante, nel senso che di fronte alla scelta tra, diciamo, delocalizzare, fare dei prodotti a basso costo oppure stare in Italia, cercare di innovare, differenziare, fare dell'alto di gamma, abbiamo scelto la seconda sfida, che sicuramente, diciamo, può sembrare una sfida più impegnativa, più sfidante, diciamo, scusate il gioco di parole, però è sicuramente quello che in questo momento sembrerebbe che ci stia dando ragione. Tra gli imprenditori c'è chi poi ha una doppia esperienza di business che consente di fare dei paragoni, confronti costruttivi, perché guardando gli altri, come ad esempio gli Stati Uniti, si può imparare molto. Allora, io ho 30 anni e Fluidmesh l'abbiamo avviata nel 2005 quando eravamo ancora studenti. I fondatori siamo un gruppo di studenti, alcuni del Politecnico di Milano e altri di MIT di Boston. Poi quando abbiamo avviato l'azienda abbiamo deciso di aprire una sede subito in Italia, ma ho scelto di tornare per diversi motivi. Intanto l'Italia è un paese dove si vive molto bene e quindi non volevo perdere la qualità della vita che avrei potuto avere qui. E poi anche perché dal punto di vista imprenditoriale l'Italia offre tantissimi talenti che molti non conoscono, ingegneri giovani molto in gamba, a un costo molto più basso. Si riesce a sviluppare software a un costo molto più basso rispetto agli Stati Uniti, dove ci sono gli stessi talenti ma costano molto di più. C'è un pregio che l'Italia può prendere dal modello statunitense? Ma la facilità nei rapporti, l'informalità dei rapporti, la facilità di fare business senza farsi troppi scrupoli sul darsi il tuo, darsi del lei o chiamarsi dottore o ingegnere. Il maggiore ostacolo per chi deve operare in Italia è spesso il rapporto con le banche. Dare credito ad imprenditori in erba fa paura, cosa che invece in America non avviene, come ci racconta Lorenzo Tione, giovane lombardo divenuto manager di successo proprio perché oltreoceano qualcuno ha creduto nel suo progetto. Lui è il cofondatore di Bing, motore di ricerca acquistato dalla Microsoft per 100 milioni di dollari. È stata la prima azienda, il primo business che avevo creato. Quello che ho imparato immediatamente nel clima di Silicon Valley, San Francisco e Palo Alto, dove avevamo iniziato il business, è che alla fine un'opportunità di mercato con un'idea che è fattibile, con un'idea che ha un senso economico e commerciale, ma soprattutto un team con le credenziali e con la passione, l'energia che possano convincere un investitore, un finanziatore a prendere parte di quel rischio, è una cosa che succede tutti i giorni. Alla fine è il modo in cui l'economia fiorisce e cresce così come lo ha fatto negli ultimi anni, è stato proprio questo senso di investire nell'opportunità che un giovane con una buona idea ma con una valanga di passione, di energia e di
mancanza di paura alla fine per quello che è il rischio di creare un'impresa è il modo in cui gli investimenti vengono fatti. Ma nonostante le criticità non bisogna abbandonare le speranze e l'ottimismo, soprattutto se ragionato, perché le barriere del sistema Italia, se da un lato possono essere un ostacolo, dall'altro possono trasformarsi in vantaggio per chi nel nostro paese ha avviato il suo business. Secondo me bisogna rimanere qui proprio perché tutto ciò che viene un po' raccontato come lo svantaggio dell'Italia è in realtà un'opportunità. Cioè, mentre all'estero c'è grande efficienza e quindi anche trovare l'idea buona e riuscire a realizzarla meglio di qualcun altro è difficile, in Italia un po' le varie inefficienze costituiscono un'opportunità. E poi mi viene a dire, una volta che uno è riuscito a costruire qualcosa, costituiscono queste inerzie anche una difesa.